Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, come vedete da qui, questo video delle ore 18 e oggi andiamo ad aprire insieme delle nuove bustine LOL Surprise, pagate tutte 1 euro, prese in edicola. Tenere non mi ricordo se le ho mai aperte, ma queste qua rosa mai proprio, quindi sono curiosa di vedere come sono. E sono queste qua, vedete com'è? Con queste bustine qui sta scritto proprio Glitter Series. Allora iniziamo da questa, vediamo, la bustina è molto bella, è tutta rosa, vedete, con dei fiorellini. Vediamo di aprirla, ci sarà mai l'apertura? Mi sa che l'apertura come sempre non c'è, o c'è sotto? Ah ok, si apre da sotto, perfetto, vediamo. Oh ma oh mio Dio, sono tutte appizzicosissime, però devo dire che non è male. Allora, come sempre le nostre carte che sono completamente diverse dalle altre che abbiamo trovato all'interno, devo dire però che io preferisco proprio le bamboline che sono in queste tre bustine. In queste qua mi sa che ci sono le piccine, le sister. Allora, ci sono uscite queste carte che non abbiamo mai avuto, sempre con la trama dei confetti pop, e sono queste qua, vedete? Molto 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 carine, sempre sasso carta forbici, molto belle. E la ma questo è molto più carino, è tipo un salvagente con, è una ciambella, non so, è una ciambella, non so se è tipo una ciambella che si mangia o qualcosa. Praticamente è fatta così, forma di gattino. Guardate la sua faccetta e guardate le orecchiette, quanto sono carine. È uscito anche una spazzola. Oh, oh mamma, sembra quella di Biancaneve, quanto è bella! E viola, con, fatta così, è fatta benissimo. Non me l'aspettavo. Ed anche questa, la Lil, è fatta così. Allora, i capelli sono abbastanza appiccicosi, infatti non so se notate, ma vedete, il dito mi si appiccica. La faccia non tanto, ma i capelli. E puzza, sempre la solita puzza delle LOL, queste qua comprate in edicola. Comunque, sono fatte così, ho preferito aprire prima le bustine perché a casa in realtà ho altre palline, però siccome non sono a casa mia adesso a registrare e le ho comprate prima queste, preferisco registrare queste. Prossimamente ci saranno tante altre novità, comunque sempre delle LOL, mi raccomando. Spollicciate, arriviamo per questo video ad 8000 like per un'altra apertura di LOL Surprise Fake. Comunque, la Lila è fatta così, molto molto carina, imperfezioni non ce ne sono tantissime, devo ammettere. Molto carina, mi piacciono i bun, e sui bun qui non si vedrà mai, ma ci sono dei fiocchettini. Mi piace, devo dire che è molto interessante. Allora, per variare, facciamo così, non andiamo ad aprire un'altra di questa, questa la apriamo dopo, ma andiamo ad aprire, trallallero trallallà, una di questa qui nera. Vediamo. Oh. Ah, ok, 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 solita LOL. Ma non c'è... Ah. Ah. Vabbè. Allora, solita LOL. Ma con grande sfortuna, con grande gioia e gaudio, che come sempre a me la sfiga mi perseguita, non c'è il vestitino. Non c'è il vestitino, ragazzi, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. In altre il vestitino mi è sempre uscito, e come sempre il buchettino per mettere la testolina è veramente piccino. L'ho rovinata, vorrei far entrare la sua testolina all'interno del corpicino, ma mi sa che ho tagliato troppo, vabbè. Comunque questa è lei, a chi somiglia? Ditemelo sotto in un commento, questa è lei. Con la sua pettinatura che è molto fashion, fashionissima, fantasticosa, fatta così, non è fatta neanche tanto male, devo dire, però cade la testa, ovviamente. Queste sono le scarpettine che le vanno alla perfezione, strano ma vero, ma non c'è il vestito. Il biberon è anche molto carino, molto morbido, però siccome la testa non entra nel corpicino, poi la testa è più chiara del corpo, perché fanno questa cosa non l'ho capita, vabbè. Comunque, teniamola qui. Adesso
Per variare ancora, andiamo ad aprire questa qui, che è proprio confetti pop. Proprio l'Holo Surprise confetti pop, che queste noi altre volte già l'abbiamo aperto, se non mi sbaglio. E poi qua sta proprio scritto serie 3. Ci crediamo tutti, va bene. Le bustine però devo dire che sono veramente molto carine. Vediamo. Oh, questa sì. Allora, è uscita lei. Oh, oh mamma mia, la testa è durissima. Però almeno c'è il vestitino. Ah, decente. Almeno ce n'è uscita una decente. Le card che ci sono uscite sono queste. Ma queste non sono le super chicche. Ve le ricordate le super chicche? Che in realtà queste qua già ci uscirono. E questa, il corpo è scuro e la testa chiara. Vabbè, però almeno entra nel... Perché ragazzi? Ma perché il corpo è scuro e la testa è chiara? Guardate quanto è... Oh mamma mia, quanto è strana. Non ci siamo proprio ragazzi. Vestiamo la nostra LOL. Questa a chi dovrebbe somigliare? Però devo ammettere che mi piace l'apertura di queste LOL, perché ogni volta è una sorpresa. Ogni volta non si sa che LOL si becca. Allora, se può essere orribile, se può essere bellissima, che stranezza. Allora, il biberon è sempre questo. Mamma mia ragazzi, è proprio super strana. Allora, il vestitino è questo, che è rosa, che non è neanche malissimo, perché se lo mettiamo su questa qui è molto carino. Fino ad ora un'apertura molto carina. Poi vediamo questa, che è sempre LOL Surprise. Ma perché scrivono sempre confetti pop quando poi non ci azzecca niente confetti pop? Queste qua dovrebbero essere la collezione, non so se ve le ricordate, di quelle alate. Ho voluto fare un'apertura diversa, un po' diversa. Sono quelle rosa, ne ho comprate due. Oh, allora. Oh mio Dio. Allora. Vestitino carinissimo. Ah, ci è uscita lei. Ci è uscita lei, vedete? È uguale, solo che... No, no, è proprio uguale. No, solo che la sua faccetta mi piace di più. Ha una faccetta un pochino più rotondetta. È fatta meglio questa. È fatta meglio. Vediamo prima le card. Allora, le card sono queste. Oh, ma... What? Cosa c'entrano i troll? Allora, sono quanto sono carine queste. Oddio. Vediamo se riusciamo a mettere la testolina all'interno del corpicino senza tagliare. Oh, ci siamo riusciti. Guardate questa quanto è carina. Si muovono le braccine e le gambine? Purtroppo non si muovono. Allora andiamo però a vestirla. No vabbè, questa mi piace un sacco, questa è la mia preferita. Guardate, andiamola a mettere le ali. Cercherò di mettere le ali che devono andare e si devono incastrare nel retro del vestitino. Ma questa è adorabile, ragazzi! Hashtag adorabile, con due B però, adorabile! Con due B, dico apposta, lo so che si dice con una B, però lo dico appositamente. Questa è bellissima, la adoro, mi piace tantissimo, è fatta proprio bene. Bellina, mia preferita, mia prediletta, mi sei piaciuta. Poi, ultima bustina, che è questa qui, rosa. Mi piacciono queste bustine rosa, se le trovate sono veramente carinissime. Lo sapete cosa mi ricordano? I paciocchini. Ve le ricordate i paciocchini? Quelle sempre nelle bustine. Mamma mia, carinissimi! Guardate la spazzola, quanto è carina. Ma mi sa che queste qua sono ispirate alle principesse. Perché questa qua sembra la zucca di Cenerentola. Vero ragazzi? Ditemi se mi sbaglio. Per favore, comunque questa sembra proprio la carrozza di Cenerentola e ci sta benissimo con i capelli, vedete quanto è carina, i capelli sono fatti un po' ruvidi, sono ruvidi ma è fatta benissimo, non ci sono sbavature, non ci sono imperfezioni, mi piace tantissimo, anche a lei è uscita la ciambellina con il gattino, credevo uscisse qualche altra cosa, invece no, io toccavo per scegliere per non prendere il doppione. Ho toccato tipo 300 bustine per non prendere un doppione, comunque questa qui è lei. Molto carina, il pannolino mi piace, è fatto benissimo, i suoi occhietti grigi e rosa con la frangetta ed il codino. Tra queste due, mi piacciono tutte e due, però devo dire che questa qua rosa è molto 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 carina. Queste sono tutte quelle che appunto abbiamo trovato, quale avete preferito voi? Io devo dire che ho preferito le Lil, tutte e due, e questa qui, che mi piace un sacco. Ricordatemi sempre a chi somigliano tutte queste qui, mi raccomando, grazie, mi fate sempre un enorme piacere.
Ho adorato questa apertura, soprattutto per le card. Apertura fantastica. Se trovo altre bustine di queste, le prenderò sicuramente perché mi piacciono un sacco e mi diverto tantissimo ad aprirle. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un pollice in su. Io amo ad 8000 like per aprire altre LOL. Mi raccomando, fake. Sono sempre molto contenta di aprirle con voi. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Un bacione a tutti voi cuoricini pucciosi. Un abbraccio fortissimo, vi voglio tanto bene. E vi ricordo come sempre che noi ci vediamo domani alle 14.30. E in più vi ricordo l'appuntamento da Giustacchini. Le tre date: Verona, Brescia e Roncadella. Vi lascio all'inizio video la locandina. Come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovissimo video. Bye bye!